tutti, anche quest'anno torniamo con i laboratori di Tatiana, non so se tra di voi c'è qualcuno che già l'anno scorso ha assistito ai laboratori e quindi vedi, si ricorda tutti. Allora, quindi continuiamo il laboratorio di autoproduzione, questa volta Tatiana ha anche cambiato i prodotti che realizzerà, che le ricette che realizzerà, e in particolare scrub al cocco, poi con il cocco che avanza, perché ovviamente non si spreca niente, il latte detergente, dopodiché un bel bullo idratante super nutriente al cioccolato. A fare questo, ricordo Tatiana alias Tascabile Maselli, la trovate online appunto col pseudonimo di Tascabile, l'indirizzo esatto, cercate Cosmesi Tascabile, lo trovate sia il suo blog all'interno di Green Me, perché insomma ricordiamo che questi laboratori sono organizzati in collaborazione con Green Me, www.green.it, e niente, diamo la parola a Tatiana che quest'anno, per chi c'era l'anno scorso, ricorderà le mie figuracce nel dosare i prodotti, per cui quest'anno Tatiana si è portata anche l'assistente e io mi sono offesa. Tatiana, grazie, ciao. Allora, vediamo come va con l'assistente nuova. Iniziamo, vabbè, faccio una premessa che ho già fatto l'anno scorso, faccio sempre all'inizio dei laboratori, una breve premessa del perché si dovrebbe autoprodurre un cosmetico in casa, perché non vado a comprare. Perché spesso i prodotti che andiamo ad acquistare, soprattutto al supermercato, soprattutto se non sono certificati, se non sono eco-bio, contengono delle sostanze che non dico possono essere dannose, però possono essere magari troppo aggressive e quindi creare dei problemi, delle reazioni allergiche, eccetera. Così come noi diciamo cuciniamo in casa per avere dei prodotti migliori, di qualità e adatti alle nostre esigenze specifiche, possiamo fare la stessa cosa con i cosmetici. Simona vi ha già detto cosa prepareremo, iniziamo dallo scrub per il corpo, in realtà poi è uno scrub che si può utilizzare anche per il viso. Ho utilizzato utilizzeremo il latte di cocco perché è un'alternativa allo yogurt e al latte vaccino, quindi adatto anche alle persone che hanno scelto di non utilizzare prodotti animali per la dieta e per la cosmetica. Adesso Martina lo preparerà. La ricetta, se ve la volete scrivere, 4 cucchiai di latte di cocco, 3 cucchiai di farina di cocco, che serve per esfoliare, e 2 cucchiai di zucchero di canna. Ora Martina vi farà vedere come si fa. Si mescolano prima le polveri, diciamo lo zucchero e la farina di cocco, e poi si aggiunge il latte di cocco. È molto semplice. Questo scrub si applica sulla pelle bagnata del viso o del corpo, quindi se lo utilizzate magari sotto la doccia. E lo zucchero, no, vai, vai, fai pure zucchero, poi farina di cocco e poi aggiungiamo il latte di cocco. Ingredienti molto reperibili, trovate tutto al supermercato, il latte di cocco anche nel negozio etnico sotto casa, adesso ce ne sono molti. Allora, il latte di cocco, vi volevo dire, è emolliente ed è idratante, ha praticamente le stesse proprietà dello yogurt, cioè quindi non è che si sceglie perché è cremoso uguale allo yogurt, ma anche perché ha le stesse proprietà. Lo zucchero di canna ha questa proprietà particolare, che oltre a esfoliare per un'azione meccanica, quando si scioglie, quindi per questo vi dicevo a contatto con la pelle bagnata, produce acido glicolico che serve a aiutare le cellule a rigenerarsi, quindi a togliere le cellule morte e a creare. Adesso Martina. No, vai, vai, così va bene. 4 cucchiai. E poi mescoliamo, poi lo mettiamo qua. Allora, per precisione vi dico che tutto quello che si utilizza quando si fanno i cosmetici andrebbe sterilizzato. Io sono così precisa che ho portato anche l'alcol buon gusto, l'ho messo in tutta comodità, si trova al supermercato, e cotone.
Però io lo dico perché è un'informazione che vi devo dare, ma io non lo faccio mai, perché non so se voi sterilizzate il bicchiere dove bevete, le forchette, cioè io non sterilizzo niente quando cucino, per cui mi sembra un po' da fissati prepararsi una cosa che per di più si consuma al momento, perché è deperibile questo prodotto. Lo dobbiamo preparare e consumare subito, quindi adesso Martina andrà a farsi una doccia e si farà questo scrub. Vi lascerà la pelle morbidissima, fatelo a casa perché ne vale la pena. Sì, adesso Martina gira perché annusare soprattutto la preparazione, perché ha un buon profumo, sa di cocco. Conferma che sa di cocco. Sa di cocco. Nel frattempo non so se qualcuno ha domande, devo ripetere la ricetta, avete preso appunti, siete troppo precisi. Uguale, le dosi per farlo con lo yogurt sono uguali, scegli lo yogurt magro, cioè scusa intero, scegli lo yogurt intero, bianco normale. L'acido glicolico viene prodotto proprio dallo zucchero, è un acido della frusta e si usa proprio per esfoliare la pelle in modo chimico, cioè si fanno anche dei trattamenti, vabbè, ovviamente in percentuali molto più elevate, si fa anche dal dermatologo un trattamento per le cicatrici, la pelle contatta, eccetera. Questa è naturale, insomma. Ovviamente la percentuale è ridotta, però aiuta. Ve lo siete mangiati? Ok, adesso con quello che è avanzato, che ne è avanzato molto. Ah, ok, tu usi anche. No, ma uso sempre quello, tanto è sempre l'altro di cocco. Allora, allora, ho fatto lo scrub con latte di cocco, zucchero di canna e farina di cocco. Potete farlo anche solo con lo zucchero di canna, fate praticamente sostituite la farina di cocco equivalente al zucchero di canna. Adesso facciamo il latte detergente, questo l'ho già fatto l'anno scorso, con 2 cucchiai di latte di cocco, sempre lui, e 1 cucchiaio scarso di olio di albicocca. Intanto ricapitoliamo le dosi. 2 cucchiai di latte di cocco e 1 cucchiaio e mezzo di olio di mandorle dolci. Di albicocca, scusate. Allora, deve venire una crema né troppo densa né troppo liquida, quindi se vi accorgete che non è della consistenza giusta, aggiungete un filo d'olio. L'olio di albicocca l'ho scelto perché è adatto soprattutto alla pelle del viso, è un olio medio e mi chiedeva prima dove si trova l'olio di albicocca in erboristeria. Se lo volete pagare un po' di meno lo comprate su internet. Sì, va bene, così è perfetto, deve avere proprio la consistenza di un latte detergente, cioè deve potersi applicare sul viso senza volare. Quindi col cotone o con la spugnetta, come un latte detergente normalissimo, togliete il trucco anche dagli occhi perché è molto delicato. Non abbiamo messo nemmeno olio essenziale, quindi non può dare problemi di allergie o di sensibilità anche per il contorno occhi, eccetera. Anche questo si consuma subito, quindi lo preparate e lo utilizzate. Avete visto, ci si mette 30 secondi, per cui prima di fare la pulizia del viso lo preparate, vi struccate e poi andate a dormire. Potete anche non mettere la crema idratante perché il latte di cocco idrata e nutre la pelle già di suo, non c'è bisogno di aggiungere altri prodotti. Non si conserva, cioè si conserva fino al giorno dopo, ma conviene farne una quantità minima e usarlo nel corso della giornata. Magari
non so, vedete la mamma, due sorelle, tipo fuori 3 minuti. L'olio d'albicocca si può sostituire con l'olio di mandorle dolci o anche l'olio di girasole, magari non con l'olio d'oliva perché è un po' più pesante. Anche gli oli di semi vanno bene, l'olio di arachide, l'olio di mais, quindi se non volete acquistare un olio particolare usate quello che avete in casa, anche l'olio di riso. Poi ogni pelle reagisce a modo suo, quindi voi provatelo, se sentite che vi unge troppo la pelle o che lo sentite pesante, cambiate olio. Sì. Soprattutto con l'olio d'albicocca, soprattutto per le pelli secche, screpolate, è un ottimo antiunghie, quindi anche per i segni del tempo. Con lo yogurt. Io uso il latte di cocco per non usare lo yogurt. Se volete usare lo yogurt, usate lo yogurt magro, scusa, intero, sbaglio sempre, bianco. Altre domande? Anche quello non si conserva, si fa subito. La quantità l'avete vista, vi basta per una volta, perché lo scrub sotto la doccia per tutto il corpo, quella quantità la usate. Poi sciacquate e anche in questo caso il crema idratante non serve, quindi è una cosa pratica, veloce. Il latte sul viso sì. Perché comunque lascia la pelle un po' unta, per cui è meglio farlo la sera. Se lo usate la mattina, dato che contiene l'olio, che è acido, potete poi lavarvi il viso con il sapone per togliere l'unto. Di solito, ho detto questa cosa perché di solito il sapone non si può utilizzare sulla pelle del viso, perché è un pH troppo basico. Ma se prima applicate l'olio sulla pelle, fa da tampone, diciamo, sul prodotto successivo. Quindi l'acido dell'olio vi tampona la base del sapone, quindi non vi seccate la pelle. Quindi se usate questo strumento, cioè usate latte detergente la mattina, perché comunque vi seccate la mattina per sei, se usate questo latte detergente la mattina potete poi sciacquarvi il viso con il sapone, la sera potete anche sciacquare solo con acqua che vi rimane bella idratata per tutta la notte. Se vedete che dopo una settimana vi escono dei gruffoletti, sciacquatelo sempre, perché vuol dire che la vostra pelle non tollera bene l'olio. Se avete il tonico, potete usare un tonico semplicemente con l'acqua distillata, 100 ml, quindi una boccetta un pochino più piccola di questa, aggiungete un cucchiaino di aceto di mele. Vi dura una settimana il frigorifero e lo applicate sempre dopo o aver usato il sapone o aver usato il latte detergente. Serve a acidificare il pH della pelle. No. Facciamo la ricetta successiva. Questa è leggermente più complicata, però vedrete che non è assolutamente difficile. Ho deciso di preparare una crema non molto nutriente per il corpo, non va bene per il viso, ve lo dico subito, perché è molto grassa, non contiene acqua, però è una crema molto pratica perché è adatta veramente a tutti, nel senso che potete usarla in gravidanza, in allattamento, sui bambini, anche bambini molto piccoli, perché gli ingredienti che contiene sono adatti a tutte queste situazioni. È anche un'ottima crema per prevenire le smagliature, quindi per questo dicevo gravidanza, non è una crema che cura le smagliature, perché ci tengo a dire che le smagliature dopo quanto che ci sono me le tengo soprattutto, però è una crema che insomma va bene per tutti, per le donne, per gli uomini, e quindi è facile da preparare, ci metteremo 5 minuti. Adesso Martina ci farà vedere com'è facile prepararla. Usiamo 60 grammi di burro di karité, io ho già pesato tutto a casa per comodità. Se avete una bilancia da cucina digitale va bene quella, perché le dosi non sono così piccole, altrimenti per dosi inferiori io vi consiglio di comprare una bilancia digitale di precisione, cioè, le vendono per i gioiellieri, non per scopi meno nobili. Allora prendiamo il burro di karité a temperatura ambiente, qui fa molto caldo, è già abbastanza sciolto.
e con una spatola lo lavoriamo un po' per ammorbidirlo ulteriormente e per renderlo un po' più omogeneo, perché tende a fare i grumi. Quando sarà un po' più ammorbidito, aggiungeremo l'olio di mandorle, c'è anche la dose sopra, ma non so se la leggete, sono 40 grammi. Ho cercato di fare una ricetta per 100 grammi di prodotto. Se tenete le proporzioni, lo fate su 100, così almeno vedete anche qual è la percentuale, 60 di burro, 40 di olio. Per l'olio vale la stessa, lo stesso discorso di prima, potete sostituirlo. Non usate l'olio d'oliva perché è pesante, ha anche un odore molto forte, già comprenderete che ha il suo bel profumo tipico. Se ci aggiungiamo anche l'olio, questa è una torretta. Allora, questo si conserva, se volete potete aggiungere alla ricetta, alla fine, poi vedremo, si può aggiungere 1 millilitro di vitamina E, tocoferolo, segnatevelo, si trova su internet o nelle farmacie molto fornite, penso a Milano, da me non si trova, io lo compro su internet. Allora, adesso che il burro è leggermente più morbido di prima, aggiungiamo l'olio, tutto l'olio, così, e andiamo avanti a lavorarlo. Lo lavoriamo un po' con la spatola e poi lo montiamo proprio con le forze elettriche, di modo che si crei proprio un burro montato. Allora, vi dicevo, il tocoferolo, la vitamina E, serve per non far irrancidire gli oli. Gli oli e i burri, i grassi in genere, col tempo irrancidiscono e lo riconoscete dal fatto che cambia l'odore. Succede anche all'olio d'oliva, cioè dopo un po' di mesi che ce l'avete lì, magari non lo usate spesso, andate ad annusarlo e sta di rancido. Io non li butto via, ci faccio il sapone, però per i cosmetici non è proprio il massimo usare un olio rancido. Allo stesso modo, adesso lavorano con le fuste perché qui rimane omogeneizzato. Qui fa veramente molto caldo, per cui si è liquefatto come se fosse sulla pilastra bagnomaria. Vai, lavora di frusta. Vai, vai. Adesso lei sta lì, lavora. Anche lei, però con disinvoltura. Sì, vai. Allora, dobbiamo montarlo finché non diventa proprio come il burro montato in cucina. Sì. Se impazzisce perché fa caldo, però poi fidatevi che a temperatura ambiente, non è a 50 gradi tropicali che ci sono qua, viene. Comunque poi tanto si solidifica, aumenta la velocità e stai lì, tanto c'è tempo, guarda, stai lì per sempre. Allora, dicevo, questa benedetta vitamina E serve per non far irrancidire la nostra preparazione finale. Ma non è indispensabile metterlo, nel senso che se lo consumate nel giro di massimo 6 mesi non irrancidisce. Non usatelo d'estate perché si scioglie, perché vedete che già fa fatica a montarsi qui per la temperatura che c'è, pensate un po' con i 40 gradi in agosto, si funziona? Sì, funziona. Poi aggiungiamo, anche questo è facoltativo, anche meno di cacao amaro in polvere, serve solo per colorare, per dare un minimo di profumo, perché si fa un po' di tutto per evitare di sentire questo odore forte del burro di karité. Il mio burro di karité però non è così forte, perché lo compro su internet, non so come definirlo, penso chiarificato, depurato, non so, sito francese. Sì, è praticamente è puro, biologico, tutto quanto, però non ha più quell'odore, che ad alcuni piace ma a molti no. A me non piace. Allora, se riesce a far vedere, deve montarsi molto di più di così, cioè tipo non come le chiare d'uovo, però sì, però comunque deve, no, era giusto per far vedere la cosa. Aggiungiamo poi la nostra punta di cacao amaro facoltativa e poi metteremo 20 gocce di arancio dolce. Ma non mettete tutte le mani perché non è finito. Adesso l'assistente numero 2 ci apre l'olio essenziale.
No, molto meno, proprio una punta. Sì. Una punta. Vediamo una mescolata anche con la mia mano. Allora, io ho scelto l'arancio dolce perché piace a me, però vi dico, l'arancio dolce non usatelo d'estate, a prescindere da questa preparazione che comunque d'estate diventa troppo pesante, perché rende la pelle proprio sensibile, e non usatelo sui bambini in gravidanza eccetera, tutte le cose che vi ho detto prima. Se volete preparare questo burro per usarlo anche in gravidanza e sui bambini, o non mettete l'olio essenziale, che è la cosa che vi consiglio, o se proprio volete metterlo, la lavanda o la camomilla. Dato che la camomilla costa tantissimo, lavanda tutta la vita. Sì, adesso aggiungi pure anche gli oli essenziali, tanto la frutta non genera tutto questo calore. Gli oli essenziali sono volatili, quindi con il calore si rovinano, ma la frusta è quello che non genera. 20 gocce. Questi oli essenziali, che vi dico anche la marca, Erba Vita, sono comodissimi, non fosse altro che per questo misurino che conta le gocce. Misurino che conta le gocce, si chiama in italiano conta gocce. Adesso gli diamo un'altra frustatina finale. È vero, lei l'anno scorso non aveva il conta gocce. E ne ha pagate le cose sempre. Adesso abbiamo un'altra frustatina. Non fidatevi di questa consistenza che ha preso con questa temperatura. Deve essere molto più solido, cioè rimane su da solo, generalmente. Ma fa veramente troppo caldo. In questa situazione l'ideale sarebbe avere un frigorifero. Perché praticamente facciamo la preparazione, frustiamo un po', poi inseriamo 5 minuti in frigorifero o anche in freezer, la ritiriamo fuori e gli diamo una frustatina. Nel frattempo il burro di karité si solidifica un po' e quindi prende la consistenza giusta per montarsi. Però cioè, la differenza si vede, appena si usano le fruste prende già una cremosità diversa. Adesso appena finiamo rifacciamo il giro, così sentite anche l'odore dell'arancio dolce, che può piacere o non piacere, è molto soggettivo. Non confondete, allora adesso voi sentite il profumo dell'arancio dolce, se vi piace non confondete con l'arancio amaro, che è totalmente diverso e sa di... no, non so nemmeno di cosa può... aranciata amara. L'arancio dolce invece è molto buono, è un ottimo rimedio naturale per la cellulite. Tutti gli essenziali per la buccia d'arancia, l'arancia. Oh, adesso si è montato un po' di più. Dai, adesso fai il giro veloce prima che si smonti. Vai, giro veloce, vai, giro veloce. Tutti gli oli essenziali di agrumi vengono estratti dalla buccia delle agrume e hanno tutte proprietà per la cellulite, cioè per combattere la cellulite. Sì, si diluiscono o negli oli vegetali o nelle creme. Nei due preparati che abbiamo fatto prima potete mettere l'olio essenziale, non è che non si possa mettere. Io ho deciso di non metterlo perché nei prodotti da risciacquo l'olio essenziale rimane sulla pelle per talmente poco tempo che non vale la pena sprecarlo, cioè è proprio sprecato perché dà solo il profumo. Per agire deve rimanere almeno qualche minuto sulla pelle, non il tempo di uno scrub o di un latte detergente. Vi piace? Si sente il cioccolato? Se usate la lavanda magari non mettete il cioccolato perché non c'entrano niente. Se volete profumarlo ma non volete usare un olio essenziale perché volete usarlo in gravidanza, potete usare la vaniglia, l'olio resina, però non quella liquida per gli alimenti, perché il liquido nel burro. Questo si conserva fuori dal frigorifero a temperatura ambiente quando ci sono 20 gradi, 6 mesi, sì. Conservante no, se mettete il tocoferolio, che è un antiossidante, non un conservante, si conserva per un anno.
ma non, non. Sì, alla fine di tutto si mette il tocco, allora il tocoferolo lo vendono in boccette simili all'olio essenziale ed è un liquido molto denso, si preleva con una siringhina che vi danno in dotazione, altrimenti non lo tirate fuori di lì. La siringhina è graduata, una siringhina senza ago, e misurate un millilitro, quindi la prima tacca, ogni 100 grammi di prodotto. Si usa solo se preparate prodotti con, a base di olio di burro, quindi anche se fate l'oleolito. Ad esempio uno fa l'oleolito alla lavanda, mette a macerare i mazzi di lavanda fresco secca nell'olio, lo spiego per chi non lo sa, l'olio può essere di girasole o di oliva, sta lì un mese a girarlo al caldo senza fare prendere luce, poi dopo un mese lo apre rancido. Bisogna mettere il tocoferolo, quindi sempre un millilitro ogni 100 ml di materia oleosa. Se ci sono domande, domande che... Lo sapete che alle 3 andiamo là in fondo, piazza Vittare Green, e facciamo il sapone. Vedete l'ora. Queste ricette, questa volta è vero, le ricette le trovate poi, queste tre ricette sul blog Cosmesi Tascabile, che sempre su GreenMe, www.greenme.it/spazi-verdi/cosmesi-tascabile, con trattino. Vado prima a cercare su Google Cosmesi Tascabile e esce fuori. E se è venuto bene metteremo anche il video, perché adesso da un paio di mesi pubblico video tutorial sempre su Cosmesi Tascabile. Ho già fatto il deodorante, il sapone, dopo sapone da barba per da uomo, sapone bellissimo, sì, sapone al prosciutto, poi deodorante, il sapone da barba, le candele per il corpo, puro cacao, persone attentissime. La crema, proprio quella che i saponi ce li ho da far vedere, anche se questo non è il laboratorio del sapone. Dopo, se venite, vedrete come si fanno i saponi, questo è variegato, certo, per portare il prosciutto potevano portare. E certo, certo, prosciutto, lui è il sapone prosciutto. Cioè, noi pensavamo di fare una cosa bellissima, poi l'hanno visto su internet, ma che schifo, sembra prosciutto! Cioè, ero proprio orgogliosa di questo nostro sapore variegato. Proprio l'orgoglio, sono una stessa incompresa. Bene, nessuna domanda? Come ho iniziato? Da autodidatta. Allora, praticamente io mi sono interessata perché mi curiosiva fare cosmetici in casa, dicevo no, ma non è possibile. Iniziavo a vedere 3 anni fa vari corsi che spuntavano, no? Dicevo no, ma non è possibile che veramente le creme che si comprano si possono riprodurre in casa. Quindi mi sono interessata, ho frequentato 3 corsi. Uno sulla cosmesi naturale, 2 sulla cosmesi naturale 3 anni fa. Poi ho frequentato un corso sul sapone con il metodo a freddo con lei, che era però allieva insieme a me. E poi sperimentando, informandomi, ho letto tantissimi libri, ho studiato tantissima chimica da sola, abbandonata me stessa ed è molto dura. E insomma ho imparato così, cioè un po' come cucinare, come dicevo prima, uno impara facendolo, informandosi, sbagliando, facendo il sapone al prosciutto, e poi impara e perfeziona. E adesso insegno a fare queste cose sia su GreenMe sia attraverso questi laboratori, lo faccio per lo più gratuitamente perché è una passione che vedo che comunque accomuna tante persone, la curiosità c'è.
e per cui se uno si vuole cimentare basta cacchiare delle nozioni di base, non serve, così come per cucinare non serve essere ambientalisti, per farsi questi cosmetici non serve essere né cosmetologi. Su internet, allora, io lo compro su un sito francese, ce ne sono anche tanti italiani, ve ne dico un italiano perché faccio sempre pubblicità a quello, cercate su Minerali Liberi, che voglio fare per una volta pubblicità a un sito italiano, oppure altri siti italiani sono Farmacia Bernine e Dadalindo, magari li conoscete. Allora, domande finite, andiamo a fare il sapone. Allora, fate una pausa, mi raccomando, puntuali alle 3, andiamo verso la piazza Abitare Green e facciamo il sapone. Ciao, grazie, se non ci rivediamo più seguitemi su Facebook.